Batte e scende, mezzanotte fuori, di ombre e di onde, di luce a mezz'aria, di nostalgia, malattia che si attende, che riaccende, che si prende, che non va più via. In genere la grande differenza è che se scrivi per te o se scrivi per altri, per il cinema, dalle immagini o da un'altra personalità, da un'altra carriera, da un altro timbro vocale, ti arrivano già degli stimoli che tu devi tradurre nel modo più appropriato. Quindi se tu hai un'immagine frenetica piuttosto che un'immagine dolente sullo schermo, piuttosto se hai una donna che canta che ha 50 anni, ne ha 30, e poi anche il tipo di sensibilità, se è una donna, un uomo, io su questo ho tutta una serie di mie personalissime paranoie sul sesso delle canzoni, che a volte le trovo femminili, maschili, insomma sulla scrittura e per il tipo di sensibilità che esprimono. E quindi in qualche modo sei un traduttore e devi cercare di mettere in bocca all'artista o di associare delle immagini la musica o le parole più appropriate. Mentre quando fai per te è un percorso alla fine spesso gratificante, ma un po' come tutti i percorsi di ricerca personale, anche può essere doloroso, scomodo, e hai dei picchi di esaltazione senza senso, in cui ti credi Mozart e il giorno dopo sei un cretino. È un'altalena. Ho visto alcuni miei, ma è capitato anche a me, alcuni miei colleghi essere in armonia col mondo, con fidanzate, con tutto il circostante per un inciso scritto bene, e poi essere assolutamente intrattabili. Il quarto disco è stato più facile degli altri. Prima di tutto non ho preso un periodo in cui mi sono ritirato a scrivere, che era, come ho fatto ad esempio per il precedente, che avevo proprio girato da solo con il mio cane, un po' di strumenti per un po' di casa in prestito per l'Italia. E ho scritto mentre scrivevo per altri, e ho scritto tantissimo per altri. Ho fatto molte canzoni, molte non sono andate benissimo, altre non sono andate in porto. E ho fatto proprio una scelta un po' cosciente, una schizofrenia che invece è stata terapeutica, perché avendo dedicato 6 mesi alla scrittura, comunque tutti i giorni scrivevo. Ed è una cosa che avevo letto di scrittori, l'ho sperimentata anch'io, che comincio a scrivere al mattino comunque, è veramente un esercizio. A volte anche, che non è lusinghiero forse per chi lo riceve, anche delle mail lunghissime, prolisse. No, oppure c'è chi scrive, prova con la poesia. Perché dopo un po' che scrivi, inevitabilmente l'idea che mi sono fatto io è che c'è un linguaggio che usiamo quotidianamente, che è convenzionale e che è pieno di aggettivi, di parole che, diciamo che c'è un certo numero, saranno non so quante, che riteniamo ordinario sentirci rivolgere. Per cui se tu entri in metropolitana e chiedi a una persona come stai, se non arrivi a tempo, se ti dice bene, tutto è. Se ti dice no, sto male, si sposta tutto in un altro ambito. Così quando scrivi, secondo me, hai questa specie di corazza di parole protettive che devi penetrare per poi scendere. Non è che scopri altre parole, semplicemente si associano a un altro tipo di emozioni. Vedi, diventano più visibili le emozioni. E questo quando, il fatto di aver scritto tanto anche per altri, temevo mi allontanasse dalla sincerità, cioè che ricoprisse l'istintività e la sincerità delle cose che potevo dichiarare su un foglio, di mestiere, di professionalità. E invece semplicemente mi ha insegnato a, prima di tutto, avere a che fare con artisti di grande popolarità, mi ha costretto a rendere le metafore più trasparenti, perché prima magari anche quando ho capito che riuscivo a scrivere pochi anni fa, c'è anche una specie di cosa dimostrativa che vuoi dimostrare a te e agli altri che sei bravo, quindi c'è un po' di vanità, quindi magari usi degli effetti ridondanti. Invece man mano tutto si asciuga, anche perché se devi cantare una canzone che finirà in un centro sociale, a volte hai un certo tipo di riferimenti che sai che le persone capiranno. Se è una canzone che cade dai balconi per tutta l'Italia, è diverso il linguaggio a volte che devi usare, cioè deve essere più immediato, che non significa assolutamente meno nobile, è una ricerca più complessa. Quindi in realtà mi sono trovato che poi quando scrivevo per me lo facevo quasi come alternativa al lavoro, cioè scrivevo queste canzoni, diciamo adesso fammi fare una cosa perché ne ho bisogno. Mi trovavo che ero già allenatissimo, quindi era più semplice tradurre immediatamente sul foglio le cose. Verrà l'estate.
senza avvisare. Okay.